Bentornati in studio. Allora, siamo con Helmut Sorg e sostanzialmente oggi raccontiamo la sua storia in particolare, o almeno gli chiederemo diverse cose. Helmut Sorg è un grande giornalista, è nato ad Amburgo in Germania, ha lavorato a lungo per il settimanale tedesco il Der Spiegel, molto famoso, ma poi è stato reporter a Londra, Parigi, Los Angeles, ha formato tanti reportage sul Vietnam, nelle zone di guerra, nel braccio della morte, nelle carceri degli Stati Uniti, anche di questo parleremo, e poi tante grandissime interviste. Viste, giusto per dirne qualcuno, Elizabeth Taylor, François Mitterrand, Margaret Thatcher, Michel Foucault, Bill Gates, Meryl Streep, anche Sandra Bullock e Eminem, Angelina Jolie, insomma sono tantissimi i nomi, e poi ci sono le monografie, quelle su Boris Becker e Mohamed Ali. Insomma, come dire, un grande giornalista che si è anche reinventato ultimamente scrittore, e anche di questo parleremo. Helmut, la prima domanda che volevo farti è questo, anche perché ne parlavamo subito prima di cominciare adesso. Com'è cambiato il giornalismo da quando hai cominciato a farlo te ad oggi? Che cos'è oggi fare il giornalismo rispetto a qualche anno fa? Io sono quasi un uomo d'antico, capito? Il giornalismo io ho fatto, non c'è più. Io sono stato giornalista, io avevo 21 anni, io ho fatto la preparazione in Der Spiegel e a 26 anni io sono già andato a Washington. Così io sono stato corrispondente a Washington a 26 anni, alla Casa Bianca, e oggi è quasi impossibile. Un giornale non c'è più soldi, il più grande giornale non più soldi per pagare un giornalista che rimane, come io sono stato a Washington, ho stato a Parigi, a Londra e in zona di guerra. Così il giornalismo io ho fatto non c'è più. Oggi il giornalismo digitale, oggi il giornalismo rapido, fast food di giornalismo. Consumismo, diciamo, della notizia. Terribile, io sono triste perché l'emissione, io ho partecipato con te oggi, lunga discussione di importanza di Mugello, questo è il giornalismo importante. Se tu fai 2 secondi di una guerra in Bosnia, 3 secondi di Siria, 5 secondi di Brasile, alla fine non una persona ha capito che cosa c'è. Non una persona, c'è una guerra mondiale, sono 20, 30, 40 guerre oggi, certo, a questo momento, e non una persona capisco che c'è. Il nostro giornalismo che io ho fatto è non stato perfetto anche, ma oggi è un deserto giornalismo terribile. Quando tu vedi l'attualità a BBC a Londra o in Italia, in Germania, tu vedi che non c'è più soldi per i grandi, grandi documentazioni, perché è troppo caro, capito? Certo. Molto troppo caro. E così il giornalismo oggi, mi dispiace molto, il giornalismo oggi non c'è più questo valore, perché a questo momento c'è una crisi mondiale terribile, con questo presidente non molto culturale in America, cioè con altri banditi in governo, in Filippino e in altri posti. Il giornalismo è importante, ma non c'è più potere, non c'è più soldi per fare lavoro veramente importante. Vabbè, insomma, il grande potere era un tempo è venuto meno. Volevo chiederti una cosa, perché nei tuoi viaggi, poi sostanzialmente forse anche proprio per questo già all'epoca te ti dedicavi molto poi ai reportage, insomma cercare di fare anche studi un po' più lunghi, anche se sempre diciamo con la necessità poi dell'editore che magari diceva taglia qui, fammelo più corto, fammelo più breve, però in qualche modo hai provato a raccontarle anche in modo più ampio e documentato. Tra questi sei stato anche in Medio Oriente, no? Oggi la crisi in Medio Oriente continua, è forte, è fortissima, e poi ha prodotto negli ultimi anni sostanzialmente poi lo spettro dell'ISIS. Volevo chiederti se quando c'eri te c'erano già le avvisaglie di una recrudescenza, cioè di un incattivirsi della situazione, se qualcosa stava, ovviamente stava già succedendo, già la guerra c'era già allora, ma come dire, se si poteva immaginare cosa sarebbe successo poi oggi con l'ISIS. Ma io penso la situazione, questo Islamic State, tutto questo combatto in Siria, in Iraq, in Filippino, in tutto questo paese, non è una persona che conosco veramente la verità, perché sono troppo attori. C'è la Turchia, c'è Iraq, c'è gli americani, c'è i russi, c'è un gruppo, una confusione totale, voluto e accidentalmente così. Per un giornalista giovane che ha 26 anni, che va
a Mosul o chi va a Baghdad, lui solo, forse con un assistente di Iraq o Siria, lui non parla lingua molte volte, per capire che cosa c'è, lui non capisco mai. Lui immagini brutto, immagini sempre brutto, e alla fine alla televisione un spettatore vede solamente la brutalità, la distruzione bambini, di gas contro i bambini, e non di più. Un'esplicazione non c'è. Se tu parli con qualcuno in Bologna alla stazione centrale, dove in Siria non sono sicuro, lui lo so. Così certo. È troppo complicato. Oggi un casino royale il mondo, per me. E per il giornalismo, per il giovane giornalista. Chi non c'è soldi, chi è in pericolo con di bombe, con di terrorismo, è quasi impossibile. È quasi impossibile. Beh, per capire che è veramente la realtà. Io dico ancora giovane giornalista, perché io sono stato molto giovane giornalista quando io sono stato in Vietnam. Io ho perso un amico fotografo omicida in Uganda, un altro in San Salvador. E questo è un prezzo enorme tu pago. Quando io sono stato giovane, io sono stato innocente, stupido, ambizioso, io ho voluto fare carriera. Primo giorno, prima settimana, io avevo paura, molto paura, se tu vedi di gente morta, capito, e non molto, certo. Molto, molto bene, e non ti doni molto confidenza anche, non ti fiducia. Certo. Così, dopo una settimana, dopo 10 giorni, tu non vedi più. Capito? Perché sì, ogni volta tu vedi un cadavere, una persona morta, e tu soffri ogni volta, tu soffri enormemente e tu hai bisogno di uscire. Certo. E così la guerra oggi, tutte queste foto che vedi la televisione italiana o tedesco, non serve a niente, sì, entertainment. Sì, è voyeurismo, diciamo, sì, dell'immagine. Totale. E alla fine di questo, il pericolo per me di tutto questo giornalismo, di ripetizione, di un'esplosione a Londra, un terrorismo a Bruxelles, un altro attacco a Nizza, alla fine tu vedi solamente cadavere e tu hai perso tutti i sentimenti di sofferenza. Non c'è più la volontà o la possibilità di soffrire e capire questa tragedia, e questo per me è terribile. Io sono un bambino di seconda guerra mondiale, io ho pensato sempre tutta questa criminalità tedesca a questo periodo, se questa criminalità ha servito per fare più mai una guerra, più mai la criminalità tedesca, va bene, è stata una tragedia, ma forse per sempre non c'è più. Adesso niente è cambiato. Non sono i tedeschi, adesso sono 50 stati diversi. Però questo, riemergono, diciamo. E per me questo è la tragedia. Tra l'altro, insomma, è molto interessante questo, anche perché proprio nelle strategie, ritrovavo il tuo discorso, nelle strategie proprio l'ISIS, per l'appunto, ha messo in campo all'inizio nella documentazione della tragedia, cioè proprio invece di puntare sulle grandi stragi, ha puntato sulla testa tagliata, sulla gola tagliata al singolo, all'unica persona, che forse nell'immaginario, anche quando le persone le guardavano da casa, faceva più effetto perché era una persona sola, ma ti immedesimavi in quella persona, e non nella grande strage che forse vista al telegiornale mentre uno mangia a mezzogiorno fa meno effetto in qualche modo, quando sono grandi numeri fa meno effetto che la singola persona. Volevo chiederti, perché te appunto prima citavi del Vietnam, no? Ora mi hai già risposto in parte forse con la seconda guerra mondiale, che è stato ancora più importante, ma volevo chiederti se secondo te il Vietnam, è una domanda retorica, potrebbe mai tornare, cioè un errore così madornale, così grande, come è stato definito poi da tanti, se un giorno potrebbe tornare o se è servito da monito, soprattutto prima parlavi di Donald Trump, ti spaventa un personaggio come lui? Sì, ma prima Vietnam, un'altra storia così, Vietnam ha costato un cifre enorme di sofferenza di americani, soldati americani che sono stati. Per quello è stata una guerra terribile, distruttiva di tutte e due parti, di Viet Cong, di soldati di Nord Vietnam e di americani. Una guerra stupida, tutte le guerre sono stupide, ma una guerra cruella, senza fine, e alla fine c'è un catastrofe come Iraq, ancora con gli americani, ancora con un errore americano terribile. E io ho paura che un uomo che tu dici Trump, per me
Trump è un uomo senza qualità, né culturale, né visione di mondo, una filosofia di pace. Lui ha niente, lui ha molto soldi, anche molto debito. Lui ha un'idea del mondo, io non sono d'accordo con lui. Lui ha per me un simbolo, un virus di fascismo. Chi adesso ha una, come dice, legislazione dietro di lui. Lui lui è stato votato dagli americani, certo. Lui presidente, lui fa come lui vuole. Ha una legittimazione popolare. Questo vuol dire, così adesso lui dice bravo a Filippino, presidente che ammazza tutti i drogati. Brava, vengo alla Casa Bianca. Tutto questo, Ucraina, dice brava, fa la guerra contro i russi, brava di là, Siria, l'Arabia Saudita, lui vende 110 miliardi di dollari di armi e dice avanti, avanti Saudi Arabia. Per me lui non, per me lui è un catastrofe. E io ho paura che per accidente di nostra politica, accidente di una situazione difficile, c'è un altro conflitto importante, dove io non lo so, ma possibilità ci sono. Sì, ci sono, ma io non fiducia a lui di niente, ma che cosa puoi fare io? Niente. E a questo momento anche il giornalismo americano, tutti i giornali americani, sempre uno o due no, sono stati contro Trump come presidente, tutti, quasi tutti televisione. Solamente Fox diverso. Alla fine lui è votato, vuol dire dove è il potere del giornalismo, che tutti hanno detto lui mai. Io ho pensato lui è mai presidente, mai. Come io ho pensato l'Inghilterra va mai uscire dall'Europa. Brexit. Visto, io sono un giornalista molto, non molto bravo, capito? Queste due possibilità. Ma tutti i giornalisti allora sono stati poco bravi, perché in pochi ci hanno azzeccato. Due volte mi ha detto mai. Ma forse proprio perché il giornalismo oggi viene visto come una parte dell'establishment e c'è proprio un senso di rivolta nei confronti dell'istituzione, dell'establishment, cioè di ciò che viene considerato governativo o governo in qualche modo. C'è un po' un sentimento di contro più che a favore, cioè di mettersi contro. Volevo chiederti una cosa. Ma scusami, sì. È contro. I genti sono contro questo giornalismo, mai legge un giornale. Hai ragione. Capito? E tu puoi stare contro, ma ti mai leggi un giornale, tu sei contro il mio libro, d'accordo, sono d'accordo, ma questa persona ha mai letto il mio libro, perché lui è contro? Certo. E questo di gente di votato per Trump, mai visto il New York Times, mai visto il Washington Post, mai visto il Los Angeles Times. Solamente le parole di Trump, che dice sempre fake news, l'attualità non vera, capito, falsificato di giornalismo. Io credo il giornalismo in generale, il giornalismo io ho conosciuto, di questo giornale americano io ho parlato. Sono di giornalisti anche di Times a New York, Le Monde a Parigi, sono di giornalisti Corriere della Sera, sono di giornalisti onesta. Non c'è una ragione. Certo. Di dire Trump è un bandito, tu hai bisogno di prova. Certo, certo. Anche perché il giornalista comunque fino a prova contraria, se dice una cosa non vera, poi cioè, viene processato in qualche modo. Sta delle leggi, diciamo, che sono scritte, non come su Facebook, invece si può dire quello che si vuole, no? Si vuole senza essere processati. Volevo chiederti, perché abbiamo parlato delle guerre in qualche modo, e tu hai conosciuto una giornalista che è molto famosa in Italia, no? Oriana Fallaci, che molto è stata al fronte. Che ricordo hai di lei? Ma quando io ho conosciuto Oriana Fallaci, lei è stata già una combattante, magra, piccola, aggressiva. Io ho fatto un'intervista a questo momento con Arafat, a questo momento, io parlo di 68, lui a questo momento il suo nome è stato Abu Ahmad, lui ha cambiato il nome dopo. E io ho conosciuto Ariana, lei ha fatto anche un'intervista con lui dopo di me, e lei è stata molto aggressiva, lei mi ha detto subito, ah, lui è omosessuale, lui è terribile, lui solamente, lei è stata con un fotografo italiano, dice, molto moreno, lui scava, molto bello, lui ha parlato solamente con lui, con gli occhiali, capito? Sì. E con me niente, e dopo, alla fine della sua vita, lei ha scritto un libro abbastanza razzista. Io penso lei è stato all'inizio della guerra di Vietnam,
molto coraggio. Lei è stata una delle prime donne, già nella seconda guerra mondiale avevo Hemingway, la moglie di Hemingway, certo. Lei è stata giornalista in guerra. Oriana non è stata la prima, ma lei è stata la prima in Vietnam con molto coraggio, lei è andata anche con i soldati, così io ho molto rispetto per il suo lavoro in questo certo. momento. Io ho conosciuto tutto sui libri, difficile dire che cosa sono vero e che cosa non sono vero. Lei ha fatto il suo lavoro, interviste diverse che ho fatto io. Io penso lei è stata una donna brava, alla fine lei è stata molto arrabbiata con la sua vita, lei è stata molto aggressiva con molta gente, anche con me. E quando lei non è stato d'accordo con me, mi dice sempre, tu tedesco, tu sempre tedesco, tu sei come un SS, Ariana, tu non c'hai altro argomento di questo. Io non sono stato nato quando tutto questo è passato. No, Tiziano Terzani è un'altra cosa. Tiziano Terzani è stato un uomo di grande qualità umano, una grande orgoglioso. Lui è stato un uomo orgoglioso, bell'uomo, con una cultura importante, lui è molto curioso, lui ha lavorato in Cina, lui ha lavorato un momento in Israele, lui ha lavorato tutto questo parte di mondo e io molto rispetto. Ma lui è venuto famoso come tutti i pittori, molto pittore alla fine della sua vita, capito? Il suo certo. libro di sua terribile malattia è venuto alla fine della sua vita e alla fine della sua è vita è stato riscoperto, diciamo. Esatto, e dopo sono venuto tutto questo libro, anche questo libro lui ha scritto quando lui è arrivato al giornale per dire io non puoi più andare con l'aereo, questo sì, una chiromante che gli aveva detto. Gli ha detto finito, tu non puoi un anno, tu non puoi fare viaggio, e lui è stato corrispondente in Asia, un piccolo pezzo Asia. Il grande conferenza a Amburgo disse, ma che fanno con Tiziano Terzani? Come fanno a mandarlo a giro? Il giornale ha detto, ha bisogno di uno come lui, capito? Uno rappresentante, bellissimo uomo italiano, grande charme, lui rimane. Era comunque una risorsa, diciamo, per il giornale. Sì, e il giornale aveva molto soldi a questo momento e uno come lui o un altro come io, per loro è stato bene, capito? Ma lui con il suo libro alla fine, dopo di altri libri ancora, ma lui ha anche una moglie molto, molto forte, una tedesca, che ha lavorato molto con lui, anche con il tedesco. E la sua mamma è stata mia architetta per la casa a Mugello, così la storia. Quindi, insomma, la storia si era intrecciata con Tiziano Terzani. Volevo chiedere una cosa, c'è un'intervista fatta o da Tiziano Terzani o da Oriana Fallaci che avresti voluto fare te invece? No, Oriana Fallaci no, capito, io... Qualcosa che hai detto, sai, peccato non c'ero io a fare l'intervista. Tu mi credo o no? Io sono mai stato geloso di successo di altri. Perché è impossibile, guarda la lista di gente che io ho conosciuto, inizio Bill Gates e tutti gli altri. Per me, io ho parlato con Bill Gates, per lui, lui aveva bisogno di un platform, capito, un negozio per sua argomentazione e lui non ha parlato con me, lui ha parlato con il giornale. Così io ho bisogno di fare attenzione che io non penso che io sono importante perché tutti hanno parlato con me. Uno, io sono stato amico Muhammad Ali, io ho conosciuto... C'è scritto anche l'autobiografia di Muhammad Ali. Sì, io ho fatto questo un libro, 35 kg, capito, 800 pagine, grande con questo tavolo. Ma io ho conosciuto questa foto, io ho conosciuto, a questo momento io l'ho conosciuto Cassius Clay e questo è stato nel 68. E intervista che ho fatto a Houston, a Texas, perché lui non ha voluto stare soldato a Vietnam e lui è stato condannato a 5 anni di prigione e a questo momento io sono andato per trovarli e io sono stato amico, io sono stato in contatto con lui, lui è morto l'anno fa
e io avevo una relazione molto bene, io ho lavorato con lui. Qual era il lato del carattere di Muhammad Ali forse più bello? Ma più bello, che ti ha affascinato di lui più? Lui è stato un uomo che ha capito il razzismo americano, perché con un nero americano che ha vissuto con lui a Kentucky, lui ha conosciuto il razzismo americano, ma lui ha conosciuto anche la generosità americana, perché dopo lui è venuto molto ricco. Capito? E lui è stato molto popolare una parte di popolazione, non solamente neri, perché lui è stato anche musulmane, ha fatto tutto un po' complicato, ma lui è stato un uomo molto generoso. E la storia, lui fa un pacco legge, c'è uno che prende chiave e Muhammad Ali arriva dopo di ristorante e questo pacco legge, l'uomo di pacco legge dice: ah, champion, questa è una macchina, io sogno tutta la mia vita. E Ali ha detto: qui è chiave, qui documenti, è a te. Sì, gliel'ha regalata così. Regalata, così. E lui aveva molto umore, lui è stato anche verbalmente molto forte, lui ha parlato. Emotiva, insomma. Ah, lui è stato un suo allenatore, Angelo Dandi, mi ha detto, dopo Ali è stato difficile per gli altri campioni di fare pubblicità per il pugilante, perché Ali è stato eccezionale. Lui è stato un uomo bravissimo, grande, io ho molto rispetto per lui. Ci sono altre persone che magari anche un pochino meno di lui, ma ti hanno segnato in qualche modo, in particolare nel ricordo dell'intervista che hai fatto, di come li hai conosciuti? Sì, ma per esempio, due esempi, perché sono tutti e due conosciuti. Io ho fatto un'intervista una volta con Meryl Streep a Parigi per un film, io ho visto l'albergo Crillon, Hotel de Crillon, e lei è stata molto simpatica, non star, capito? Lei è stata sola, senza un assistente, senza un bodyguard, veramente molto gentile. E a questo momento io ho vissuto ancora in Mugello, io sono rientrato a Parigi per la trovare, io vado all'aeroporto, io ho visto lei all'aeroporto con suo marito, che è un scultore, in viaggio per Roma, ma con, capito? In incognito, diciamo. Completamente. Comunque lei dice buongiorno, ah, lei va dove? Capito? Senza guardicorpo, senza niente, senza teatro. Una donna semplice. Sì, perché io ho fatto un'intervista con Elizabeth Taylor a casa sua, con un parrucchiere, con una donna di make-up, con un fotografo, con un assistente, con una segretaria. Io ho aspettato 6 ore. Le dice: arrivo subito, arrivo subito. E, capito? Sì. È stato diverso. Sandra Bullock, io ho conosciuto bene perché suo babbo è stato professore di canto classico, la mamma è stata cantante di opera. E Sandra parla bene tedesco, io ho fatto un appuntamento con lei a Hollywood. E il suo assistente mi ha detto: lei va in questo ristorante. Io sono andato prima, è stato un diner, capito? Un piccolo McDonald's, capito? Io dice: no, io ho fatto un errore. Io ho telefonato e dice: ma io ho questo indirizzo, ma questo ristorante di merda. Pensavi di aver sbagliato. Ristorante di merda. Dice: no, 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 non le piace questo posto. Lei è arrivato con suo jeep, con dei jeans, camici. E alla fine di questo, lei ha mangiato forse un omelette, io ho mangiato un'insalata, e lei dice: paghiamo insieme, mezzo mezzo. Con Sandra Bullock. Sì, vabbè, Sandra, certo. Così, capito, questo sono, io, l'amicizia con questa gente è difficile. Io ho un contatto bene, già molto anni, anche quando lui è stato giovane a Los Angeles, io ho conosciuto Arnold Schwarzenegger. Così io ha una relazione con lui più vicino, se tu vuoi. Ma l'amicizia con un attore, l'amicizia con un grande star è difficile, perché io arrivo in questo momento per fare lavoro con un'attrice, con Bill Gates, e mai tempo per di conversazione privata. Sì, di parlarci prima dell'intervista. Anche se tu parli 2 ore, capito? Sei 2 ore ogni tanto.
Senti, c'è una domanda che volevo farti, che poi se no abbiamo poco tempo, ma questa volevo chiedertela. Non c'è tempo per me, ma è terribile, scandalo. Sono già passati 25 minuti, non siamo negli 80 secondi, dicevamo prima. No, invece, dove probabilmente di tempo per l'intervista paradossalmente ce ne sarebbe stato di più, ma segnato, è nel braccio della morte. No? Tu sei stata a San Quentin, in California, carcere tra l'altro molto famoso, raccontato da Johnny Cash nelle sue canzoni, ma poi insomma molto, dove fece un gran concerto, nel braccio della morte. Che sentimenti ti hanno suscitato fare interviste a persone che sai che poi un giorno sarebbero arrivate alla pena capitale? Io quanto tempo ti ho adesso? Perché c'è... io sono molto veloce. Io ho lavorato, io ho visto una donna, non in San Quentin, ma in un altro prigione, lei è stato esecutato, ucciso? Sì, una chaise electrique. Lei ha voluto, lei non ha fatto opposizione, lei ha ammazzato un poliziotto, io ho parlato con lei non aveva, non c'è problema, dice lei non vuol dire scusa a questa famiglia di questo poliziotto, no, ma no, io ho ammazzato questa creatura perché lui ha voluto arrestare mio fidanzato, io dice boom, e per me è finito. Well, è difficile fare molta simpatia per lei. A San Quentin, a questo momento, sono 750 condannati a morte, ma non a San Quentin in California. California ha ancora la pena di morte, ma gli ultimi 5, 6, 8 anni non ha fatto niente, capito? Così il problema in America, oggi, in California, di questi 750 e 13 donne che sono in un'altra prigione, sono gente che rimane, io ho scritto un libro non ancora pubblicato, e in questa prigione sono gente che sono solo 30 anni, 25 anni, 35 anni, capito? Aspettano, e aspettano per una ragione non solamente di Stato. In America, in California, se tu sei un criminale, non c'è soldi, gli Stati paga un avvocato. E questo avvocato fa sempre intervenzione, dopo 2 anni, dopo 5 anni, dopo 8 anni, e ogni volta è prolunga, e prolunga, e prolunga. È un'attesa continua sostanzialmente, e non si sa mai qual è la fine. E alla fine, in America, l'altro giorno è stato esecutato un uomo a 78 anni, finito, 30 anni in galera. È un problema americano perché il 50% degli stati americani non c'è più, di altri 50% un mezzo di quello non fanno più niente, e adesso è Texas e tutti gli stati del sud, Alabama, Texas, Mississippi, questi sono gli stati, California niente, New York niente. Sì, sono fermi diciamo sulle pene di morte, gli altri stati invece stanno... Ma e se tu un confronto di qualcuno, tu lo so, io ho parlato con il direttore di San Quentin, dice ma lei ogni giorno, 20 anni con questa persona, e un giorno forse tu hai simpatia per questa persona. Certo. Dice sì, io ho simpatia, io va al mio ufficio, io vedo che cosa lui ha fatto e la simpatia è andata via. Questo non c'è tempo, ma io dico una cosa, io ho fatto un film a Chowchilla, questo è un prigione per donne, 2.000 donne, già interessante, 2.000 donne creativa, criminale. Io parlo con una ragazza bellissima, uniforme di prigioniere, io dice firma di, capito, lei ha bisogno di firmare che lei è d'accordo con questo, certo, per fare intervista. Dice va bene, dice ma perché lei è qui? Ah, omicida. Dice quanti anni? Dice 20 a 30. E mi ha detto, ma omicida? 20 a 30 anni? Sì, sì, ma è stato un accidente, è stato mio fidanzato. Allora, lei ha già fatto 10 anni, lei aveva 30 anni. Io vado con la direttrice, una donna nera, e dice, ma questo scandalo, accidente? No. Lei ha ammazzato il suo fidanzato e dopo lei ha fatto hamburger di suo, capito? E questa è la verità.
Senti, siamo... si finisce così alla fine. Non è una grande chiusura, allora facciamo così, per chiudere rubo qualche secondo, però volevo anche dire due parole proprio velocissime però sul tuo ultimo libro, che però è il primo romanzo sostanzialmente. Il primo libro in Italia. Primo libro in Italia, in italiano, Fratello Giuda si chiama. Che libro è? Perché hai deciso di scrivere un romanzo poi anche alla fine? E questo è il prodotto della mia vita, se tu vuoi, perché io inizio questa storia in Vietnam, passo di America, San Quentin, va a New York, va in Italia, anche questo c'è anche Vicione Vicchio, Firenze, e finito. Quindi è ambientato anche nelle nostre zone. Sì, tutte cose, io sono stato molto con i frati, anche per lavoro, e questo personaggio principale in questo libro è in frati. Il protagonista. Sì, e questo risultato di lavoro io ho fatto, io ho fatto molto lavoro anche con i frati sociali, i frati liberali, capito? E così alla fine dici, ma che cosa hai fatto con tutto questo materiale, con San Quentin, molti di massi, io dicevo che fa questo. Alla fine è diventato anche quest'ultimo libro di Helmut Sorg, edito da Mauro Pagliai Editore, lo trovate, grazie mille Helmut. Grazie, grande piacere. Per questa intervista anche per me, grazie a tutti per averci seguito, finiamo qui, buona serata a tutti. Se verrà la guerra, Marcondirondero, se verrà la guerra, Marcondirondero.